Ragazzi, volevo dirvi quello che penso sulle ragazze quando dicono che non sono belle, sono grasse, devono mettersi a dieta perché non piacciono ai maschi. Ecco, volevo dire che questa cosa è derivata purtroppo da un fottutissimo giocattolo che ri viene riproposto ogni volta per viene regalato da tutti per le bambine tipo dell'età dell'asilo, ed è questo fottuto giocattolo che gli fa mettere in testa di non essere perfette, eccetera. Eccolo qua, questo è il giocattolo in questione. Questa fottuta bambola e la sua idea di perfezione rimane incastrata nel cervello della bambina. Come un fottuto virus alieno, non ce ne si libera più, non ce ne si libera più. Praticamente, dopo che la bambina cresce, diventa una ragazza, vabbè, adolescente, ovviamente la bambola se ne la butta via. Ma l'idea di essere perfetta come questa bambola rimane così tanto da sfracassare le palle. Ci sono stati dei casi estremi in cui ho visto delle ragazze che con la chirurgia plastica sono diventate delle Barbie umane. Ecco degli esempi. Avrei potuto mettere molte altre foto, ce ne sono migliaia nel web. Comunque metto un video, dovrei metterlo qua su come annotazione, comunque basta cliccare l'annotazione e potete andare a vedere un video di una russa, di una ragazza russa di 21 anni, anche lei, diciamo, vittima, ecco, degli interventi chirurgici per diventare una Barbie. Cioè, secondo me è una cazzata. Cioè, fa schifo vedere questa roba nei giorni oggi, nei nostri giorni oggi. Che delle ragazze che magari erano già belle di loro rovinarsi solo per assomigliare a una cazzo di bambola. Cioè, ci possono fare di tutto. Poi queste bambole fanno spendere un casino di soldi ai genitori. Cioè, le bambine fanno spendere più soldi ai genitori per i vestitini, neanche fosse una boutique di Milano di moda, piuttosto che ne so, delle caramelle, ecco, per i bambini quando sono piccoli. No, spendere soldi per dei vestiti. Vestiti che magari dopo desideresti anche tu avere quando sei grande, perché tu prendi la bambola, dopo le ragazzine vogliono imitare questa bambola. Qualsiasi cosa gli fanno fare. Quindi fanno chirurgie plastiche per diventare come la Barbie. Vogliono lo stesso lavoro che magari facevano immaginare alla Barbie, ecco, con i giochetti là da bambini e altre cose del genere. Per chiudere questo brevissimo video, voglio solo ricordarvi che è importante sì guardare l'aspetto esteriore, ma è molto importante guardare soprattutto l'aspetto interiore di una persona. Non bisogna mai dimenticarlo. Ok, ragazzi, questo video è brevissimo, volevo solo dirvi la mia opinione sulle ragazze che si rovinano solo per un modello di bellezza, cioè alte, magre, occhi azzurri, bionde. E questi modelli di bellezza possono anche sfociare in malattie come la bulimia e l'anoressia. Ok, e ora chiudo il video e ci sentiamo a un prossimo video, molto volentieri, spero per voi. Alla prossima, ciao.